Già fa ridere questa cosa. Ma io non riderò. Premesse. Brutte premesse. Wow, Maccio capatonda. Girati, andiamo malissimo. Madonna. Tu ci atterrerai, tu sei una brutta persona. La mia più grande paura era entrare e trovare il Giovanni Pippolino, Michele Canuzzo, detto Ociparuolo, Bibi e Bobby, i due ragazzi fantastici che fanno le battute. Cioè, diciamo, ho persone che comunque non conoscevo e che magari sono sgradevoli. Io voglio adottare la strategia di Matano. Qual è? Quindi già inizio adesso. Però rideva sempre, tutto è così. Bene, da quando ho 11 anni che ti guardo, ok? Io da quando ho 41 anni che ti guardo. Va bene, questa è una cosa... Non so quando andare... Vediamo cosa sai fare, Johnny. Maestro, non ci faccia ridere! Non ci fare ridere! Io sono il tuo idolo! Sì. Vogliamo fare un esercizio per scioglierci un attimo? Posso rimanere vestito? Fate con me. No, no, vai. Vai! Oh! No! A te piace il padel? No. Vabbè, ti insegno io. Ah, questa è la racchetta. Non è troppo piccola. È bel completo. Non ti rompi i coglioni. 3 minuti di... silenzio assoluto. Vale tutto, tranne le parole. Io sono molto teso e quando sono teso faccio questo. Cioè, aspiri degli elastici. Adesso mi sento molto più elastico. Attimo di attenzione. Io non sono bravo a imitare, ma so fare una sola imitazione. Vai. Si tratta del passante occasionale che vi aiuta a parcheggiare. Vieni, bravo. Quando fa vieni, sembra che tu puoi andare all'infinito. Sì. Cioè, magari c'è così, ma vieni. In realtà sto preparando una nuova imitazione, quella dell'idraulico che arriva a casa tua, dà una controllatina al sifone che perde e fa questo commento. Ma chi ci ha messo le mani qua? È fatto molto bene. Qualcuno mi vuole presentare? Ecco a voi, Max! Che carino, che carino. Ti piace? Solo che ha scopato fino adesso. È tutto sporco di ginocchio. Perché io ho anche un gatto. Ah. Due. E come si chiamano? Mirto e Bira. Mirto perché ho preso in Sardegna. Bira perché l'ho presa a Ostia. Giusto. Uccide te e De Ghino te lo dice con le mani alzate. Prima era molto grossa, il volume è diminuito tantissimo e faceva ridere questa diminuzione di volume in brevissimo tempo e con la faccia mortificata. Io mi ricordo cos'è questo, so cos'è. Padre Maronno! Maronne!
Santo! Quanto è bello. Santo. Sempre. Vorrei declamare dei versi. Appunto, mi sono portata delle cose perché non voglio ridere, no? Penso a mia nonna. Anzi, ho portato la foto. Ha portato la foto, bastardo. Ma è tenera. È morta? Sì, sì, è morta. No. Beh, per forza. Per la foto. Ma in quella foto è morta? Hai dimenticato questo? Grazie. Ho notato, mentre avevi i calzoncini, che tu c'hai una ferita in un ginocchio. Cosa c'hai? Possiamo vederla? Sì. Cioè, ho notato sta cosa, che tu sei ferito lì e anche lei è ferita lì. Ma cosa fate? L'amore nei dirupi? Cosa fate? No, lui è ferito e lei gliel'ha riferito. C'è un'altra performance? C'è un open mic di Barzellette. Ah, forte. Oh, belle queste. Ne faccio una io. Vediamo match. Vabbè, presentami. Sì. Bello. Buonasera, signori e signori, benvenuti all'open mic di Barzellette. Io sono Maccio Capatonda. Non sono uno che dice bene il Barzellette, però sono quelle classiche. Fantasma formaggino. Capisaldi delle barzellette. Insomma, in questo castello vanno un inglese, un francese e un italiano. In camera del francese arriva il fantasma formaggino. Sono il fantasma formaggino! Il francese, terrorizzato, se ne va via dall'albergo. Il fantasma formaggino va in camera dell'inglese. Sono il fantasma formaggino! L'inglese, help, help! E va via dall'albergo, terrorizzato! Il fantasma formaggino va in camera dell'italiano. Sono il fantasma formaggino! L'italiano prende una fetta di pane, un coltello e fa: vieni, vieni, che ti spalmo sul panino! A quel punto, giustamente, il fantasma si avvicina all'italiano. L'italiano col coltello inizia a cercare di spalmare questo fantasma. Ma il fantasma è inconsistente, fondamentalmente è un ectoplasma. Quindi inizia a spalmare, ma non riesce, nel frattempo si avvicina a lui. Prova a spalmare, spalma, spalma. Il fantasma si impossessa del cotto italiano e col coltello, pam, 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 le coltella al cuore, muore. Morto, stecchito. Mentre il francese e l'inglese hanno trovato un altro hotel, tranquillissimo, nei pressi di Alessandria, penso. Questa comunque è una storia vera. Storia vera? Fa ridere, ma una storia. Vabbè, la sapevate questa, è classica. No, me lo ricordo sui giornali, no, no. Una barzelletta. Aspetta, ti presento anch'io. Grazie. Devi prenderlo peggio di come lui ha presentato a te, vediamo se sei capace. Vai, riprova l'ingresso. Guarda, andava tutto bene. Tu riesci da qui? Ok. Allora, okay, dai, non ha mai visto, dai, ragazzi, entrare. Dai. Guardi la porta, guardi la luce. Sei tu, sei concentrato, sei sul palco, sei vincente. E scoparti il pubblico. Lo devo scopare, sì. Così siamo tranquilli, almeno non ridiamo. Bene, dai. Wow. You, I will. You, I will. Dance, Joe. W.W. LOL. Cioè, secondo me ti sta sfidando. No, 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 sono imitazioni realistiche. I bark, you bark and howl. Open bark, I man in the bark, begin. Il cuore. Ah, gli strappa il cuore. Il cuore. E lo mangia. Mangi il cuore. Tu mangi il cuore. No! You è un colpo basso. È un colpo basso. Sei un cuore. No. Capatata. Oh, 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 vai. Oh,
si è fatto niente. Bravo. Rimbalza. Bambini, non fatelo a casa, bambini. Vai, conta. Uno, due. No. Ma che bravi loro due. Comunque c'hanno un'intesa. Posso? È suo? Posso? Chiediamo, magari è sua. Mocio Capatonda. Volevo consigliargli delle letture, visto che in questo periodo non si legge più. Beh, questo è molto carino, imparare a camminare in pochi semplici passi. Al giorno d'oggi muoversi facendo uso delle gambe è molto utile. Ormai strisciare non è più sempre possibile. Passo dopo passo l'autore vi porterà ad essere bipedi e poi a sfoggiare anche un'andatura invidiabile. Potete andare nei luoghi, insomma. Come ingrassare in pochi semplici pasti. Anche questo. Questo l'ho scritto io. È tuo? Sì, sotto pseudonimo. Ma è molto, va molto in America questo. Ma uno dei migliori è Perché cacchiamo, di Edoardo Feci. Da molti considerata un'attività ignobile, disgustosa, repellente, da tenere nascosta agli sguardi, l'evacuazione è in realtà fondamentale per il nostro organismo e ci salva la vita ogni giorno. La cacca. Sì. Vi inoltrerete in un viaggio immersivo nel mondo della defecazione, che vi porterà a rivalutarne l'importanza e in alcuni casi a volerla anche sfoggiare in pubblico. Perché cacchiamo? Ultimo, ma non per importanza, la bacinella. Con la bacinella, Renato Rana Marziana prende di petto l'argomento senza fare sconti a nessuno ed elenca uno dopo l'altro tutti i favolosi utilizzi di questo rinomato catino. Insomma, leggere questo libro potrebbe cambiarvi la vita domestica. 180 pagine. La bacinella, Mimmo Editore. Lo stesso di Perché cacchiamo, no? No, questi sono tutti Mimmo Editore. Il migliore è questo. Volete qualcosa da bere? Ma da ben! Ecco, io credo di gentilezza. Vuoi qualcosa da bere? Senti, mi prepari per cortesia un margarita, già che ci sei. Shakerato, non mescolato. No, lo vuoi? Grazie. E bevi, bevi che devi crescere. È buono? L'ho fatto io. Vuole che gli dici che è buono. È buono? È buono, è buono. Stai calmo. Sì. E taci. Maledetta. Posso dire che c'è un amico nostro on stage? Me lo sentivo. Aia. Dal regista dell'ammazzatore. Dall'aiuto regista dell'ammazzatore. Dal capo elettricista di Tension. Preparatevi al ritorno di Babbi l'orsetto. Un film che non ti aspetti da questi qua che hanno fatto tutti i film horror, cioè, poi non si sa neanche perché li abbiamo nominati, cioè perché. Cosa succede quando incontri qualcuno col tuo stesso nome? Ragazzo, benvenuto a bordo, io sono Johnny. Mi chiamo Johnny anch'io. E poi ne incontri altri. Vieni che ti presento la squadra, lui è Johnny, questo qui è Johnny e lì in fondo c'è la nostra mascotte, il piccolo Johnny. E altri ancora. Grazie infinite per la visita, dottor Johnny. Quest'anno preparatevi a un'omonimia senza fine. Continuo a incontrare persone che si chiamano Johnny. Solo oggi ne avrò incontrate almeno un centinaio. 100 di questi Johnny. Un film di Johnny. Chiudiamo con questo piccolo. Chiudiamo per favore. Una famiglia felice. Tesoro, sono a casa. Una vita come tante. Non prendere impegni per stasera, siamo a cena dai Jefferson. Allora dovrò mettermi in gingheri. Ma le cose stavano per cambiare per sempre. Com'è andata a scuola, campione? Bene, ho preso 9 a geografia e poi a compito di matematica ho consegnato prima di tutti quanti. Amore, c'è qualcosa che non va in Kevin. Papà, ma che dici? Io sto bene. Nulla sarebbe mai stato come prima. Dottore, la prego, ci dica che diavolo sta succedendo alla voce di nostro figlio. Signora Thompson, purtroppo vostro figlio non è doppiato. Il doppiatore Fannullone, seconda opera prima di Gianni Cafone.
Meredith, ma se non è doppiato dovrebbe parlare almeno in inglese. E io parlo così, ma che cazzo volete? Questo mi ricorda Angioni. Dammi tutti i soldi che hai, sennò ti lucido il water. Dammeli! Non c'ho niente, ok? Ok. Allora... Niente. Pulisco il water domani. Sì, sì. Dalle 3 alle 4. Domani. Ciao, io sono Roberta. Sono Roberta. Io sono Geppino. Geppino. Ciao, Roberta. È molto bello conoscerti. Che cosa fai qui? Sto giocando a un gioco senza senso. Bello. Perché sono il tuo teacher. Che cosa? Passiamo a LOL, al programma che dovrebbe decretare finalisti. Concorrenti sono qui che non sanno che cazzo fare. Paresi facciale contagiosa. La lingua è lunga, bello, larga più che altro. Cos'è il panino? Guarda la palletta. Sai fare qualsiasi cosa con la lingua. Vuoi vedere come sono bravo a ballare? Vuoi vedere? Guarda. Vai. Hai visto? Ho il senso del ritmo. Posso raccontare una barzelletta che non fa ridere? Cioè, una barzelletta. Barzelletta. Pierino dice alla maestra. Mm. Maestra! Che fai qua? È la maestra. Mamma, mamma, come nascono i bambini? Boh. Ma questo è forte, eh? Che ne so, poi vado alla nonna. Sì. Nonna, nonna, come nascono i bambini? Ma che ne so? Poi vado alla nonna e fa... Nonna, nonna, come nascono i bambini? La nonna, dovete scopare. Maccio, sei il vincitore ufficiale di LOL. Pronto? Questi sono 100.000 euro da devolvere in beneficenza e sono tuoi. Allora.